Ciao ragazzi, ben ritrovati. Qualche pensiero, qualche argomento sparso sul Torenon in questo video che faccio perché appunto ho alcune cose da condividere con voi e ne parliamo anche un po' a freddo dopo, diciamo, già ormai 3 giorni dalla sconfitta con l'Inter e dalle tante cose che si sono dette. Anche proprio a livello extracampo, quindi con questa voglia a tutti i costi di esonerare l'allenatore, la storia degli infortuni, insomma, ci sono diversi spunti, secondo me, da provare a sviscerare assieme. Tra l'altro lo faccio con la barba tagliata, quindi se non mi riconoscete sono sempre io. No, scherzi a parte, io partirei però ecco, da una considerazione su Scurs, perché con l'Inter si è infortunato, si era capito subito che comunque l'infortunio era grave, sia da come ha reagito lui urlando quasi in lacrime, sia da come hanno reagito i giocatori anche dell'Inter che erano in campo, per cui lì per lì là io ho subito pensato gli è saltato il ginocchio, vedendo le immagini, anche come aveva messo il piede. Non serve essere un chirurgo, ecco, per capire che comunque quella dinamica aveva portato a un infortunio grave. Infortunio che è stato confermato poi dagli esami strumentali che ha fatto il calciatore e sostanzialmente si è fatto il crociato e quindi la stagione è finita. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ammesso e non concesso che lui entro la fine di questa stagione possa anche rientrare, magari accelerando. Cosa che non deve assolutamente fare, oltretutto quello, cioè, l'intervento, da cosa ho capito, non è difficile, ma è molto delicato il recupero, quindi non si possono sbagliare i tempi, non bisogna forzare. Ecco, quindi guardando il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che quest'estate potrebbe avere meno mercato, il prossimo anno Scurs potrebbe rimanere ancora al Toro per farsi magari una stagione intera e riprendere, diciamo, valore proprio a livello anche di mercato e di cartellino. Per poi partire nell'estate 2025. Però questa è una magra consolazione perché nel frattempo Scurs 99 su 100 fino alla fine del campionato non ce l'hai. Quindi che fare? E questa è la vera domanda. Ovviamente in bocca al lupo per la ripresa al ragazzo che se lo merita, oltretutto non che io lo voglia augurare ad altri, ma sono sempre i migliori quelli che di punto in bianco ti vengono a mancare. Pazienza, l'importante è che adesso lui stia bene e che si riprenda. Però ecco, l'interrogativo è anche sul che fare, perché dobbiamo capire come rimane il Toro senza Scurs. Nel breve periodo, perché c'è la trasferta di Lecce, dove in difesa arriviamo non contati di più, perché Buongiorno potrebbe recuperare, ma dovrà quasi giocare su una gamba sola. Gli unici arruolabili al 100% dal punto di vista fisico sono Sazonov e Rodriguez, perché Gigi è ancora fuori, Zima sta giocando su una vecchia cicatrice, Juric Dixit, che gli sta ancora dando problemi, e poi appunto Scurs non c'è e Buongiorno è in fase di recupero. Questo è un bel problema, nel breve periodo e anche nel lungo periodo, perché perdendo Scurs perdi il tuo top player difensivo. Io la penso così, credo che Scurs sia più importante anche di Buongiorno per tutta una serie di motivi, senza voler sminuire comunque Buongiorno. E quindi, dando per scontato che sul mercato degli svincolati non c'è niente di interessante, tu a gennaio devi prendere seriamente in considerazione il fatto di fare un innesto di difesa, anche perché Gigi non si sa come sta quando rientra, di Zim abbiamo detto, e poi comunque gli infortuni sono dietro l'angolo. Soprattutto in una rosa in cui ne cadono 1 o 2 a settimana, molto spesso per problematiche muscolari. A Lecce una soluzione poteva essere quella di riproporre in difesa da braccetto Tamez, ma anche Tamez è uscito dal malconcio della partita con l'Inter e è possibile che a Via del Mare non ci sarà. E questo è un altro bel problema, non solo perché ti togli una soluzione in più, ma anche perché Tamez possiamo dire che in questo avvio di stagione è stato uno dei più positivi. Detto questo, capitolo Juric, ormai il 90% dei tifosi è per il cambio. Io a caldo ho detto che non sono per il cambio e lo ripeto anche a bocce ferme, ma per tutta una serie di motivi. Allora, io credo, tanto per cominciare, che il cambio di allenatore sia veramente una soluzione drastica, cioè deve essere l'ultima spiaggia. Ok? Quindi prima vanno vagliate tutte le possibili soluzioni e bisogna capire se con questo allenatore e con questo gruppo squadra si può uscire dal pantano.
Se non si può, allora si cercherà anche di valutare il cambio allenatore. Però capite che parlare di traghettatore a metà ottobre non ha senso. Non ha senso perché la stagione è appena iniziata. Ora, che ci sia poco da dire a medio-lungo termine, posso anche essere d'accordo se parliamo di obiettivi. Ma un traghettatore è un allenatore che tu prendi a marzo, ad aprile, che ti ha il compito di portarti a fine stagione per poi farti ricominciare da zero l'estate successiva. Ma in questo momento, cioè, la figura del traghettatore non può esistere, proprio perché non siamo neanche a un terzo di campionato, anzi, siamo a un quarto, perché no, 9 partite su 38 sono 9 per 4 su 36, quindi siamo a un quarto circa. Troppo presto per parlare di traghettare la squadra. Qua bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, lavorare, lavorare tutti quanti. L'allenatore, la dirigenza che ha un compito importante, cioè quando le cose vanno male, in quel momento lì la dirigenza deve stare vicino alla squadra e supportare il mister e il gruppo squadra. Perché noi, anche se Juric magari ha commesso degli errori o comunque ha fatto delle scelte criticabili o ha tutte le sue idee tattiche che magari uno può condividere o meno, in campo va poi una squadra di gente che molto spesso non ti dà la prestazione. Io non so se sia perché atleticamente siamo scarichi, se perché giocano contro l'allenatore, in questo caso, ecco, ci vorrebbe una dirigenza forte proprio per capire se sia questo magari la casistica, chi lo deve fare? La dirigenza, chi, se no. Ecco, io non lo so. Quello che so però devono responsabilizzarsi tutti quanti, perché è troppo comodo. Appena le cose non vanno, cambiare, 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 oppure a metà ottobre parlare già del mercato di gennaio. La rosa è questa, la squadra è questa, ha dei valori che in qualche maniera devono essere tirati fuori. Come? Col lavoro, con la concentrazione, magari con una crescita anche dal punto di vista fisico-atletica, perché il Toro ha tante problematiche, una di queste è il fatto che noi non reggiamo i 90 minuti. È una squadra che se inizia bene la partita, poi al massimo al 60° è scoppiata. A questo aggiungiamo il fatto che abbiamo delle problematiche proprio dal punto di vista offensivo a creare occasioni da gol, abbiamo problemi a rifiniture e quant'altro. Mettiamo tutto questo insieme e si hanno queste prime 9 partite di campionato. A me sembra tutto molto meno arzigogolato di come lo si vuole far passare, anzi, penso che sia tutto molto molto lineare. Ci sono delle scelte, c'è una linea intrapresa da allenatore, dirigenza e diciamo di conseguenza anche la squadra, e ci sono dei risultati. E i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti, meritati, ci tengo a sottolineare. Quindi, cosa farei io adesso? A parte, al di là che bisogna rimboccarsi le maniche, questo sì, ma dovrebbe essere una cosa scontata, anche se mi pare che non lo sia. Io penserei o a un cambio modulo, ma con questa rosa l'unico cambio modulo che puoi fare è passare dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Come? Parlando di una rosa al 100% fisicamente, il 3-5-2 si presta ad un paio di, diciamo, di costruzioni. La prima è con Ricci che torna a fare il play davanti alla difesa e due mezze ali, una un po' più tecnica, Ilice, una un po' più fisica di interdizione, bravo anche a schermare gli avversari come Tamez. E due punte davanti, perché a quel punto lì le due punte devono essere Sanabria e Zapata, oppure puoi pensare di mettere un sottopunta, in questo caso Vlahovic, sgravandolo da compiti difensivi, adesso arriviamo anche a questo. E più un attaccante che può essere Zapata se sta bene oppure Sanabria, oppure Vlahovic schierato da mezzala di possesso sul centro-sinistra al posto di Ilic, che comunque mi pare che non stia lavorando granché bene viste anche le scelte recenti di Juric, con Ricci e Tamez a completare il centrocampo e due punte. La fase di possesso la fai con Vlahovic che si alza e va a dare a supporto, magari a duettare con Sanabria, e chissà che qualche pallone giocabile più per i centravanti, Zapata o anche Pellegri all'evenienza, non possa arrivare. Questo è quello che potrebbe fare Juric. Oppure
mantenendo il 3-4-2-1, bisogna capire se Ilic ha la possibilità di giocare qualche metro più avanti. Perché? Perché il 3-4-2-1 comporta avere quattro trequartisti abili e arruolabili. Ma noi in questo momento siamo messi male, perché Vlahovic sta underperformando, perché Šek non è proponibile a questi livelli, Radonjić lo è già un po' di più, e lo dico da suo non estimatore perché non mi piacciono i giocatori così discontinui, però è sicuramente un giocatore di personalità e forse paradossalmente quando le cose vanno come stanno andando c'è bisogno di un po' di personalità in campo. Il fatto che abbia fatto 0 minuti contro l'Inter mi dà da pensare che comunque ci siano problemi legati al modo in cui lavora in settimana, perché altrimenti non vedo altre alternative, e Caramo come Šek, siamo a quei livelli lì. Quindi il 3-4-2-1 può essere fatto con Ilic, Vlahovic e un centravanti. Ammesso e non concesso che Ilic riesca a fare quel lavoro lì. Vlahovic, tante critiche, pagato tanto, uno scarpone, un De Ascentis più sponsorizzato. Io vado controcorrente, reputo Vlahovic il giocatore probabilmente tra i 3-4 più forti che abbiamo in rosa, e il fatto che non venga valorizzato, ecco, è una delle colpe che do all'allenatore, e mi spiego. Vlahovic è uno di quei 4-5 calciatori che hanno un po' di qualità in più in rosa, e quindi, soprattutto in questa situazione, dal mio punto di vista, l'allenatore, la prima cosa che deve fare è valorizzare chi ti può far fare il salto di qualità. Chi c'è in rosa che ti può far fare il salto di qualità? Vlahovic, Ricci, Ilic, Zapata, Sanabria. Sono questi. Perché poi siamo carenti sugli esterni, i difensori sono anche di buon livello, ma sono comunque difensori. Quindi Juric deve trovare un modo di farli rendere. Per quello che sanno fare, per quello che ti sanno dare. Ma questo è compito dell'allenatore. Quindi è inutile prendersela con Vlahovic che fa le prestazioni tipo contro l'Inter, se tu ogni santa volta che lo mandi in campo gli dai compiti di copertura, marcatura, fai fare una fase di non possesso estenuante. Cioè, contro l'Inter il compito di Vlahovic non era quello di rifornire l'attaccante, ma era semplicemente quello di seguire Calhanoglu a uomo. Ma quella è una cosa che può fare chiunque, la può fare anche Linetti, e magari te la fa anche meglio perché è roba sua. Non puoi chiederla a Vlahovic. Vlahovic va sgravato dei compiti difensivi. Perché quel mezzo colpo, quell'ultimo passaggio, quel dribbling, diciamo, quel suggerimento in profondità o quell'aggressione dello spazio, te la dà se è lucido. Se non è lucido perché per 90 minuti deve rincorrere il play avversario, non ha senso. Non ha avuto senso neanche comprarlo a titolo definitivo se gli devi far fare quel lavoro lì. Capite quello che voglio dire? Io la vedo così, magari sbaglio, per carità, magari sbaglio. Però questo è quanto. Quindi adesso è importante arrivare alla partita di Lecce con l'allenatore che in settimana fa un certo tipo di lavoro, con le idee chiare, perché se noi andiamo a Lecce e approcciamo male la partita, quelli, occhio, perché non avranno tutta sta qualità, ma hanno una fame di fare il risultato che poche squadre in Serie A hanno. Occhio a Lecce, occhio. Chiudo con una prece sui diritti TV, ecco, usciamo un attimo dall'argomento Toro. Come avrete sicuramente letto, sentito, sono stati assegnati per 5 anni i diritti TV per la ritrasmissione della Serie A, tutto confermato come in questi tre. DAZN avrà le 10 partite a giornata, quindi coprirà interamente la Serie A fino al 2029. Sky avrà in coesclusiva con DAZN 3 partite a turno, un anticipo del sabato sera, una partita della domenica e un posticipo. Non ho capito se della domenica o quello del lunedì. Comunque avrà 3 partite. Quindi si rimane con lo schema attuale. La Lega non è riuscita a raccogliere i soldi che voleva, perché si chiedeva almeno 1 miliardo o anche di più. Si è arrivati ai 700 di DAZN annuali più 200 di Sky annuali, quindi 900. Tutti lo celebrano come un successo, che non è, perché oltretutto l'accordo non è per 3 anni come questo attuale, ma per 5. Quindi tu per 5 anni ti sei vincolato a dei broadcaster che giustamente, facendo il loro gioco, volevano spendere il meno possibile, ce l'hanno fatta, e prendi meno di quello che volevi prendere. Ha vinto la linea di Cairo e Lotito,
che indiscriminatamente dà a DAZN un potere che DAZN ha dimostrato di non meritare dal mio punto di vista, perché ha coperto molto male l'evento, lo ha fatto in maniera molto superficiale, con tantissimi problemi proprio anche a livelli di trasmissione, e quindi io mi aspettavo qualcosa di diverso. Kairo ha detto che per il canale di Lega ci sarebbe stato troppo lavoro da fare. Però è anche vero che se questa linea è stata tenuta in primis da Cairo Lotito, praticamente la Serie A, tramite i presidenti, ha votato quasi all'unanimità. L'unica voce veramente fuori dal coro è stata quella di De Laurentiis, che ha parlato di un DAZN assolutamente inaffidabile dal suo punto di vista e probabilmente non ha tutti i torti. Però questo è, quindi ci tenevo a dire la mia anche su questo, e non sono granché felice di dover vincolarmi per altri 5 anni da Zon, però diciamo in maniera legale non c'è altro modo per seguire la Serie A. Speriamo che questo serva, in qualche maniera per far crescere il nostro calcio, ma ne dubito. Ancora una volta ha vinto, il solito pensiero: meglio, a livello proprio economico, pochi, sporchi, maledetti e subito, che non provare a lavorare, rischiare di non prendere più soldi, ma cercare di far crescere il prodotto attraverso magari una creazione proprio di un canale di Lega che poteva valorizzare maggiormente il nostro campionato, che ha tantissime problematiche sicuramente, ma anche quella legata ai broadcaster è molto molto importante e da tanti sottovalutata. Questo è quanto, ragazzi, video così del martedì post lavoro perché ero ispirato. Ditemi cosa ne pensate dei topic che vi ho buttato un po' lì, vi leggerò come sempre qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campana di aggiornamenti, grazie per avermi ascoltato, ci vediamo molto presto. E sempre Forza Toro!